Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata delle interviste di Travel Keller, interviste con cui vogliamo incontrare dei liberi professionisti, giornalisti, imprenditori o start-upper che ci faranno viaggiare, diciamo così, con la fantasia in questo periodo di fermo forzato in cui non è possibile farlo, però approfittiamo anche dei mezzi di comunicazione di oggi, insomma, che ci permettono di venire a contatto con un po' con persone da tutti i luoghi. Oggi vogliamo proprio viaggiare con la fantasia di viaggio parliamo perché andiamo ad incontrare un fumettista e illustratore, Fabio Cioffi, Ciao a che tutti. ciao Fabio, benvenuto, che praticamente ha fatto del viaggio un argomento per il suo taccuino di disegni, che poi, adesso Fabio ci spiegherà meglio, che poi è diventato anche una mostra che si è appena conclusa, se non sbaglio, Fabio, dimmi se sbaglio, alla libreria Sì. Cave Cervo di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Esatto. Una piccola libreria, ma ricchissima di libri, di contenuti, uno spazio molto adatto a un piccolo viaggio tra disegni, tra illustrazioni. Perfetto, allora diciamo Fabio per presentarti. Fabio oggi lavora come fumettista, illustratore freelance, ma in passato si è cimentato anche con i cartoni animati perché ha lavorato alla gamma movie di Fabriano, giusto? Esatto. Sì, in quel caso ho lavorato come disegnatore per serie animate e quindi diciamo è stato un periodo in cui ho utilizzato il disegno e ho imparato ad essere malleabile dal punto di vista del disegno. In quel caso, quando si lavora nell'animazione ci si deve adattare all'esigenza della storia che si racconta, allo stile, che è lo stile scelto, diciamo, per creare il cartone animato. Hai avuto Quindi in quel esperienze caso varie, quindi, no? vengo principalmente dall'Istituto d'Arte, Sì. diciamo che i rudimenti più che altro della creazione di contenuti per immagini l'ho imparato lì all'Istituto d'Arte, quindi sia il disegno che altre tecniche, anche diciamo base di fotografia. Poi ho una formazione prevalentemente da autodidatta, quindi ho imparato molto da me, anche dal confronto con altri disegnatori, fumettisti con cui ho avuto l'occasione, a volte il piacere di parlare. Ho fatto anche dei corsi nel corso degli anni, insomma, per migliorare la tecnica, per entrare un po' più dentro il mondo del disegno, del fumetto. Da qualche anno ho lavorato affiancato all'attività di disegnatore anche quello di grafico, quindi di la creazione proprio di loghi, di manifesti, di altri contenuti tipici, sempre per comunicare un'immagine aziendale o in alcuni casi di costruirla, ricostruirla. Ci sono stati casi in cui delle aziende o dei clienti volevano proprio rilanciare la propria immagine e quindi in quel caso ho collaborato a ridefinire alcuni aspetti della loro identità visiva, così si chiama. Ok, sempre di creatività stiamo parlando, poi sicuramente diversi tipi di creatività, diversi Sì, binari su cui la devi camminare, quando crei. creatività diciamo che è un requisito richiesto. Serve essere creativi, serve anche saper dosare la creatività in funzione di un messaggio. E invece parliamo di questo progetto che ti ha portato a viaggiare o che è nato da un viaggio, da diversi viaggi. Spiegaci un po' di cosa si Sì. tratta. Allora, semplicemente a me piace disegnare anche all'aperto, utilizzare il disegno per fissare alcune situazioni, alcuni ricordi. Può essere quindi una veduta, un panorama o
un particolare scorcio di un luogo, ma anche qualcosa che mi capita di vedere o di incontrare per strada durante appunto una camminata, qualcosa che mi colpisce e che quindi cerco di fissare nel mio taccuino. Tutti questi disegni o illustrazioni più o meno elaborati che poi mi trovavo, diciamo, nel mio archivio personale, ho cercato di raccoglierli in qualcosa che avesse un filo. Per il momento una mostra, piccola mostra appunto all'interno di questo spazio qui a San Benedetto, Che si diciamo intitolava che questa mostra? il titolo della mostra era Viaggi e Villaggi e il titolo, diciamo, del progetto in sé è Viaggi e Villaggi. Con l'occasione di questa mostra, l'installazione era proprio un piccolo percorso, quindi fogli sparsi qua e là per questa libreria ed è stato anche un piccolo viaggio attraverso appunto gli spazi, in questo caso della libreria. Puoi dirci quali sono le località che hai toccato? Sì, è stata, diciamo, una selezione. Ci sono disegni, alcuni li ho appesi qua dietro, si intravedono, insomma, Sì. che vanno da alcuni luoghi delle Marche. C'è appunto questa, ad esempio, è un'illustrazione un po' più completa, che rappresenta Foce di Monte Monaco, che è un luogo praticamente sotto il Vettore, sui Monti Sibillini, e vive molto adesso di turismo. E ci sono delle cose che mi hanno colpito, che sono proprio poi le caratteristiche tipiche del paesaggio marchigiano. Quindi l'immancabile gregge di pecore con il pastore, che ancora guida fieramente la sua panda 4x4. Esatto, lo stavo per dire perché proprio la panda 4x4 è tipica dei luoghi di montagna, comunque di Sì, campagna, almeno delle infatti, Marche, sicuramente. sono proprio inossidabili. Non c'ero mai stato, sono rimasto molto colpito dal panorama, che è incredibile, insomma. Luoghi poi diciamo tra parentesi colpiti dal terremoto del 2016 che appunto vivevano di turismo e che sono stati un po' abbandonati, diciamolo pure, cioè rimangono sempre bellissimi dal punto di vista paesaggistico, vanno Sì. riscoperti, possono essere raggiunti, ma diciamo che c'è un'economia che andrebbe sostenuta, se vogliamo dare un Decisamente. po' un messaggio anche di attualità. Decisamente, infatti anche Foce di Monte Monaco è un posto che mostra ancora proprio i segni del terremoto, cioè un paesino che per metà è venuto giù, e andare a visitare quei luoghi, farne un percorso sicuramente fa bene al Può territorio, aiutare. fa bene alla comunità. Sì, diciamo che molto indirettamente, però anche il fatto di rappresentare o di fare un'illustrazione su un luogo così, di pubblicarla, ha anche lo scopo di promuoverla. Alla fine io cerco comunque di farlo principalmente perché li trovo luoghi da salvaguardare e da promuovere, perché sono posti veramente belli. Già, giusto. E E invece i quindi viaggi magari che anche hai uno. appesi dietro le Sì. spalle, che cosa rappresentano? Allora, ci sono immagini sia dell'Umbria che della Sicilia. Questo più che altro rappresenta proprio il formato che ho adottato per questi disegni. Sono un po' più grandi delle cartoline perché non mi sembravano valorizzati dalla dimensione di una cartolina. Però comunque erano adatti a svolazzare. In questo caso, appunto, sono stampe pensate per questa mostra. Qui c'è rappresentato Castiglione del Lago, uno dei paesi che praticamente costellano il lago Trasimeno. Il lago Trasimeno è un posto ventosissimo, e infatti ci fanno il windsurf, una cosa che comunque è molto bella da vedere. E quindi ho fermato questa immagine, l'immagine appunto di un giorno ventoso. Queste sono stampe, quelle che tu ci mostri, vero? Ma come Sì, lavori? esatto. Lavori sulla tavoletta grafica direttamente? Allora, sì, io quando parlo di taccuino di viaggio, parlo in realtà di un taccuino di viaggio digitale. Cioè, di solito disegno su tablet e quindi attraverso programmi di grafica. Quindi in questo caso poi ho ripreso
illustrazioni, i file, ne ho fatto delle stampe. Erano in vendita lì in libreria queste stampe e lo saranno ancora sui miei canali social. Questa praticamente è una delle vie principali dell'ex quartiere ebraico di Palermo. La cosa che mi ha colpito è che Palermo è una città veramente multietnica, ma quello che colpisce è che oltre ad essere multietnica, è una città in cui sembra che l'integrazione funziona o ha funzionato, perché capita di vedere, di incontrare magari persone che arrivano dall'Egitto, dagli stati del Nord Africa, che in questo caso appunto da un balcone all'altro parlano in siciliano, si salutano in dialetto ed è una cosa che comunque ti colpisce perché è straniante. E in questo caso ho fermato semplicemente quello che vedevo dal terrazzo, di una città che sembra veramente ferma nel tempo, nella via principale del passeggio, quella dove ci sono i negozi e lo shopping. È un luogo dove trovi anche il falegname che ha messo due cavalletti sulla strada, la porta sopra e sta lì e lavora, come se fosse veramente l'Italia dei paesotti. Volevo mostrare altre immagini Sì. che abbiamo qui, per esempio i cavalli sull'Appennino. Questa è in realtà è il lago di Campo Tosto. Questa è un'altra gita. Siamo andati a vedere questa parte dell'Abruzzo che è proprio all'interno del parco naturale d'Abruzzo e dei Monti della Laga. Abbiamo girato per il perimetro di questo lago. Tra gli inquilini del luogo c'erano appunto questi cavalli che sembravano allo stato brado, cavalli neri, quindi anche insomma con un certo impatto estetico, erano lì che brucavano. In questo caso, appunto, ho fatto un'illustrazione più completa. E questo invece è l'elemento delle cisterne che hai rappresentato in questa illustrazione? È proprio San Benedetto del Tronto, è uno scorcio forse meno naturalistico, perché è un'installazione, appunto, in questo caso è l'impianto di depurazione delle acque che si trova nella riserva della Sentina, che è qui vicino. Oltre ai casolari tipici di campagna, ci sono queste grosse cisterne un po' cadenti. Non sempre, diciamo, gli elementi esteticamente piacevoli sono gli unici che ci colpiscono, no? Magari un luogo è proprio caratterizzato da qualcosa che riteniamo magari anche brutto, e però tutto sta nello sguardo. Certo, ed è comunque qualcosa di rappresentativo in questo caso. La riserva della Sentina è un territorio che è stato bonificato, è un terreno che è rimasto ancora paludoso, però ha il suo fascino anche quello di queste grosse distese di erba, di grano, eccetera, che arrivano al mare, insomma. Questo che vediamo qui nello schermo, che cos'è? Qui siamo sempre nelle Marche. Grotta Mare Alta è una cittadina che è stata riqualificata in questi ultimi anni, è diventata un posto anche molto vivo e È vitale. È vero, diventato quindi. bellissima, bellissima Grotta Mare, spesso sede di concerti, di spettacoli teatrali all'aperto, di performance, insomma, no? No, infatti, una delle iniziative più carine che hanno fatto per rivitalizzare il posto era un festival di artisti di strada. I paesi medievali, i borghi medievali come Grotta Mare Alta qua nelle Marche sono sempre molto belli, anche scenici da visitare, ma soffrono di solitudine, cioè sono posti che sono stati gradualmente abbandonati, per cui iniziative come ad esempio in questo caso questo festival o iniziative varie che servono a valorizzarli si sono molto molto utili. L'illustrazione che mostravi è proprio una classica veduta. In quel caso sembrava veramente una lastra di marmo piegata, come se fosse proprio una specie di grosso origami di pietra. Quindi ho cercato di mettere in risalto questo aspetto, Quella questo punto caratteristica. di vista su Grotta Mare. È bellissima Grotta Mare, ma come Grotta Mare ce ne sono tanti altri borghi così arroccati, un po' abbandonati, ma molto, molto romantici, comunque Ne sono molto moltissimi, sì. affascinanti. Come dici tu, soffrono di solitudine, è proprio una bella definizione.
Si parla di Purtroppo riscoprire i borghi, no? Ma diciamo che poi è più difficile portarci la gente, comunque far attivare un'economia che sia autonoma, ecco. Magari funzionano molto in periodi molto limitati, tipo l'agosto. sembra un po' la situazione ricorrente dei borghi del centro Italia. Vale sicuramente anche per l'Abruzzo, ma vale anche per l'Umbria. Alla fine sono regioni che hanno qualcosa in comune. Tornando al progetto invece, no? Questi appunti sparsi che sono stati messi in mostra, trasformati in maxi cartoline e che erano in vendita e metterai in vendita anche sui tuoi social network e sul tuo sito, poi che fine faranno? Nel senso, c'è un progetto ulteriore? Per il momento raccolgo tutto nelle mie pagine social. Il mio blog è Fafos su Tumblr, Fafos. E poi ho un account Instagram, sono Fabio Cioffi, quindi mi trovate sotto questo nickname. Su queste pagine di solito pubblico tutto quello che faccio, insomma, quindi anche le illustrazioni di viaggio, non solo quelle, ma trovate anche questi disegni sotto appunto l'hashtag Viaggi e Villaggi. Pensi di fare una pubblicazione di questo taccuino Per il sparso? momento una destinazione potrebbe essere quella di farne diciamo una raccolta digitale, quindi una sorta di percorso digitale, ebook o cose di questo tipo. Diciamo che ci sto un po' ragionando su. Ci stai lavorando. In questo Natale in cui Appena possibile. saremo molto stanziali, che cosa farai? Che cosa disegnerai? Ma a me capita fortunatamente abbastanza costantemente di disegnare. Ho appena realizzato delle etichette illustrate, in questo caso per delle bottiglie di vino. All'orizzonte poi ci sono altre illustrazioni dedicate al cioccolato, insomma, in questi anni ho collaborato, collaboro anche con un'azienda che produce cioccolato. Continuerai naturalmente a lavorare nei settori con cui stai collaborando. E Fabio, ti ringraziamo per ora per averci fatto viaggiare attraverso i tuoi disegni in posti che almeno per ora non possiamo raggiungere. Abbiamo parlato di Marche in quanto due marchigiani, però insomma abbiamo anche consigliato altri luoghi da vedere prima possibile. Adesso non è il momento chiaramente di incitare al turismo, insomma, Beh, adesso no, ulteriore non si può. confusione, no? Non si può, e poi cerchiamo di essere un po' tutti responsabili anche nei messaggi che diamo, però indubbiamente abbiamo tanta voglia di muoverci con la stessa libertà e serenità di prima, quindi ecco perché parliamo Certo, viaggiare, di viaggi guidare, virtuali. sì, è comunque un modo per riscoprire anche i posti in cui si abita. Ci sono luoghi distanti, molto distanti, che forse per suggestione, forse oggettivamente mi ricordano molto le Marche, no? Un altro luogo dove mi è capitato di andare, appunto, è stata la Francia del Sud, e lì, ad esempio, c'è questa regione che è vicino alla Provenza. Ci sono proprio delle similitudini che scopri viaggiando, quindi scopri quei luoghi e riscopri quelli che hai intorno. E intanto Certo. grazie Fabio della tua, insomma, di averci raccontato le tue esperienze, di averci illustrato le tue cartoline e appunti di viaggio e Grazie a te. invitiamo tutti a seguirti sui contatti che hai lasciato. Ringraziamo chi ci ha seguito e diamo l'appuntamento per la prossima intervista di Travel Keller. A presto! Bene. Ciao a tutti, grazie.